format video che nasce da una passione molto forte verso la danza. L'idea è fare un viaggio alla scoperta di artisti, danzatori, suonatori, per conoscere anche i luoghi e le tradizioni di questi posti che puoi conoscere con questo mondo. Ti ho conosciuto un po' per caso, diciamo così, attraverso il profilo Facebook di un mio caro amico che si chiama Alessandro Bascioni, è un coreografo, e mi ha incuriosito una foto tua in particolare che aveva questi colori molto vivi. Sono varie foto, insomma, molto particolari, suggestive. Mi avevi detto che saresti venuta qua a Viareggio per questo festival e qui ho potuto scoprire questo ambito. L'occasione è stata una serata al Bagno Paradiso dove era stato organizzato uno spettacolo e dove fra l'altro ti sei esibita anche te. E dimmi un po', da dove vieni? Io vengo da un paesino in provincia di Venezia che si chiama Concordia Sagittaria. Ci tengo sempre a sottolineare la mia origine perché trovo che sia un paese veramente molto bello e io sono estremamente legata alle sue origini e alle sue parti storiche. Che studi hai fatto? Anche se è una domanda generica, ma insomma per avere un profilo base. Beh, io dopo le scuole medie ho avuto la fortuna di frequentare l'Istituto d'Arte di Venezia, scegliendo la sezione ceramica. Alla fine di questi studi artistici ho cambiato completamente rotta per vari ed eventuali motivi e ho scelto di frequentare l'ISEF di Urbino, poi diventato Facoltà di Scienze Motorie. Parlando di sport, quando è iniziata la passione per la danza? La passione per la danza e per il ritmo in genere c'è sempre stata, l'ho sempre avuta dentro, però la danza orientale in genere l'ho scoperta tardi rispetto alle mie conoscenze, a 33 anni, iniziando con la danza orientale e per fortuna, per quanto mi riguarda, quasi nello stesso anno ho scoperto anche la danza fusion e tribal fusion e tutte le altre diversità, tutte le altre sfumature di questo genere di danza. Da quanto è che la pratichi la fusion, anche se hai già in parte risposto? Sì, prima? 33-34 anni, quindi ho iniziato il mio quinto anno di danza. Ci sono degli insegnanti di riferimento che insomma ti hanno ispirato, comunque hai come riferimento? Ma gli insegnanti per me di riferimento sono tutti quelli che possono insegnarmi qualcosa. Sicuramente ci sono dei nomi molto famosi nel settore, ma evito di farli perché amo tutti quelli che riescono a vedere in me qualcosa che io non ho ancora visto e riescono a farmelo fare. Quando hai iniziato invece a viaggiare per la danza? Due anni fa ho avuto una breve settimana di scoperta di questo tipo di danza, di lavoro in strada. E l'anno scorso, l'estate scorsa, ho sottolineato molto di più questa mia passione tra Olanda e Portogallo, mentre quest'anno ho deciso di prendermi il famoso anno sabbatico per girare l'Europa, ma principalmente Portogallo e Olanda, facendo danza in strada, musica e teatro. Allora, adesso ti faccio vedere una clip video che ti riguarda e dimmi un po' dove sei. It's unfortunate that when we feel a star, we can roll ourselves. Dove sei in questo video? Il video è stato girato al castello di Valvasone, in una delle sale più belle del castello. La coreografia è la mia primissima coreografia, ripresa poi per l'occasione. Senti, quanto tempo ti occorre per studiare o crearti una coreografia? Beh, lo studio possibilmente va fatto tutti i giorni, soprattutto se la coreografia che hai scelto di fare è molto impegnativa.
Non c'è, almeno per me, un tempo minimo per riuscire a creare una coreografia. Può nascere in un giorno, può nascere in una settimana o anche in due mesi come la primissima coreografia. Ci ho messo veramente tantissimo tempo, impegno e forza per riuscire a farla. Quando poi ti rivedi non è mai come speri sia, ma ti insegna moltissimo il lavoro quotidiano. Ispirazione per una coreografia da cosa può nascere? Da una musica, un luogo? C'è qualcosa che ti fa scattare un'ispirazione, insomma? Beh, l'ispirazione si raccoglie un po' dappertutto, un po' ovunque, ma per me nasce dalla musica. È la musica che chiama la mia prossima coreografia. Solitamente quando sento le prime note di un pezzo ho già capito che quel pezzo dovrà essere coreografato da me. Poi vedo, allora, in generale, comunque in questa clip e anche in altre che poi vedremo, vedo che c'è una bella ricerca, una ricerca non indifferente per quanto riguarda l'abbigliamento o comunque la scelta degli oggetti insieme all'abbigliamento. Senti, ma per chi dovesse un po' appassionarsi a questa danza, cioè, dov'è che può trovare o comunque gli abiti o comunque anche gli oggetti, dove si trovano questo tipo di cose? Una volta inseriti in questo mondo della danza tribal si riescono a scoprire tantissimi siti interessanti per tutti questi gioielli fantastici, la cosa più bella per dove trovare le proprie cose è in giro per il mondo. Ovviamente tutte queste meraviglie arrivano da varie parti del mondo, ma anche al mercato si possono trovare delle cose interessanti e a poco prezzo. Ho delle amiche che vendono delle cose in internet e che creano loro, ma la prima regola per questo tipo di danza è creare il proprio vestito. Non è facile, non è per tutti, ma tutti prima o poi ci riescono. È una delle parti fondamentali e più creative che danno al proprio pezzo l'anima. C'è una seconda clip che ti riguarda e in questa clip canti. Dove siete in questo video? Beh, qui il contesto è completamente diverso da quello della danza. Mi trovo a Lisbona con il gruppo Nos Raiz, un gruppo di musica capoverdiana. La lingua è il creolo, che sto studiando, sto cercando di conoscere, sto capendo, sto facendo mio. E la cosa bella di questo video è l'aria che si respira e la gente che passa, i rumori della strada e il regalo dei musicisti a tutte le persone che stanno lì ad ascoltare. Sempre in questo video si vede un personaggio alla percussione. Cosa mi dici di lui? Beh, il personaggio alla percussione è il mio compagno, che ho conosciuto 2 anni fa al Festival di Arte di Strada Ferrara Basker Festival. Ci siamo visti, ci siamo innamorati e abbiamo deciso di continuare il nostro percorso insieme. Parliamo di una terza clip presa dal tuo canale YouTube e in questa clip c'è uno splendido tramonto. Si vedono appunto delle immagini di te che danzi questo tramonto. Dove sei? Dove siete ancora? Quel video mi piace molto perché mi ricorda 3 bellissimi giorni di vacanza, sempre un po' difficili da fare e da godere. Io e il mio compagno siamo scappati per fortuna da Lisbona e affittando una macchina abbiamo percorso la costa verso sud, quindi la zona è di Algarve. Viaggiando abbiamo trovato questo bellissimo tramonto,
la zona era deserta, abbiamo detto ok, facciamo una danza qui. E ho iniziato a danzare senza musica. La musica è stata poi creata e inserita dal mio compagno successivamente per il montaggio del video. Ci sono festival, diciamo, di rilievo conosciuti a cui andate frequentemente? Insomma. Sì, ci sono un sacco di festival per l'Europa e anche fuori Europa, anche molti festival in Italia. Noi lavoriamo sia singolarmente, io magari più nel settore della danza e lui nel settore della musica, ma lavorando insieme con un progetto di teatro danza itinerante riusciamo a spostarci più volte durante l'anno. Uno dei festival più importanti, soprattutto in Olanda, nel quale lavoriamo da un paio d'anni, si chiama De Parade ed è un festival bellissimo, ha superato i 20 anni di età. Allora, abbiamo una quarta clip da far vedere, anche perché sono tutte belle, molto suggestiva, e anche qui sì, Marocco. Questo video è un sogno per me perché mi riporta al Marocco quest'anno, il primo gennaio del 2016, un caldissimo Marocco, un bellissimo primo gennaio in una spiaggia deserta che si chiama Sidi Kaouki, ed è successa la magia, un sole incredibile, i miei bougeng sempre appresso che porto con me durante il viaggio. E la danza, una musica meravigliosa che ho ascoltato due giorni prima e una danza veramente improvvisata quel giorno. Abbiamo la presenza di un cavallo, di un cavaliere, della gente che passa, il rumore delle onde del mare, le ombre e il vento. E magia. Parliamo di questo festival che c'è a Viareggio, si svolge in questi giorni dal 18 al 28 di agosto. Ho visto che il programma è molto vasto, è ricco di orari, di appuntamenti, e ci sono tantissimi insegnanti, corsi insegnanti. Ecco. Tu a quale partecipate? Il Tribal Umra è un festival molto conosciuto nel settore della danza tribal e gira il mondo. Quest'anno, per mia fortuna, è qui a Viareggio, organizzato da Linda Luna Melani, e organizzato divinamente, con un'incredibile selezione dei migliori maestri a livello mondiale. Io ho la fortuna di poter essere qui e frequentarlo. E dopo una settimana di corso ci sarà uno show, lo show sarà domani sera. Il video di cui mi hai appena accennato tratta del nostro ultimo show, nostro, mio e del mio compagno Maurizio Lobau. L'idea nasce a gennaio di quest'anno, durante il nostro viaggio in Marocco. Il Marocco ci ha fatto scoprire tessuti nuovi, oggetti nuovi, e il caldo porta sempre bellissime, grandiose idee. Il nostro show principalmente viene svolto in Olanda ed è uno show interattivo nel quale bambini, famiglie, adulti vengono coinvolti nella costruzione di questo show che viene fatto con la voce, l'utilizzo di una loop station, l'utilizzo delle percussioni e il tutto viene attraverso le cuffie, quindi il marchio Silent Disco con il quale collaboriamo in Olanda prende sempre più piede. La gente è molto molto stupita di questo show diverso fatto e vissuto realmente in cuffia. A questo punto non ci resta che salutare Flo
Tengo di persona a salutarla, nella speranza magari di venire un giorno in Portogallo. Perché no? Assisterò a un loro spettacolo. Ciao! Ciao. Lua, fica con me, manco sognare.